Hanno mandato Wiggins allo Stargame. Aspetta, il Levo sta a fare di mezzo. Che ci doveva anche andare tra l'altro allo Stargame. Ma no, da titolare: no, no, per niente. Ma neanche vicino. Ora se ne parla, se ne ragiona tutti insieme. Ben Bentrovati, bentornati, benvenuti. Inizia una nuova settimana. Le argomentazioni, come al solito, non mancano, anzi, per cui io pensavo di non fare la mia solita introduzione personale. Perché tanto si finisce sempre, sempre tardi, per cui non aveva senso. E', e è bene dare subito la parola a voi. Matteo Jordi si è abbonato, decimo mese, decimo mese, doppia cifra di mesi di abbonamento. Grazie mille di cuore. E poi ho visto anche Raffaele, addirittura livello 3, ragazzi, livello 3. Livello 3 è tipo Super Saiyan, quelli con co la, la criniera viola, mezza viola e mezza nera, una roba allucinante. Grazie mille e grazie anche a Francietà, The50Bits, aspetta che ti metto subito qui con i bits perché se no me ne dimentico. Allora, allora, cominciamo subito. Entriamo subito nel vivo de, 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 no? della tensione. Aspetta, che mi sposto, che mi metto da, no, da una parte in modo tale da non darvi noia. E vi comincio a leggere perché. Si era detto degli abbonamenti e si era detto che Matteo Giordi, che saluto ancora e ringrazio, dice: Eccomi, tornato Edo. è tornato ed è l'anno dei Knicks? No, eh, no, mm, eh, no, no. Se vuoi una risposta telegrafica, no, ma, eh, ma eh, potremmo poi argomentarla la cosa, perché non è l'anno dei Knicks per la vittoria dell'Anello, però, però potrebbe essere l'anno dei Knicks per finalmente fare qualche cosa di consistente sul mercato. Sia che se ne parli ora a febbraio, sia che se ne parli in estate, sempre 2022, è eh, sempre lo stesso anno: è. Eh, io mi aspetto dei movimenti interessanti, c'è del materiale per poter intraprendere dei movimenti di mercato finalmente corposi e finalmente interessanti, perché parliamoci molto chiaramente, è tanto, è tanto ora che, che New York non entra veramente proprio a pieno titolo, io mi ricordo l'ultima volta era I'm Coming Home di Carmelo Anthony con tutti a metà stagione, dai Nuggets, Gallo e tutto il resto, insomma. poi dopo buoni giocatori, ma insomma niente di, di così eclatante, poi c'era, c'era, c'era. Eh, Raffaele, quattordicesimo mese, terzo livello. Lo saluto, lo ringrazio davvero di cuore. Eh, ciao, vedo, si vola a 14 mesi di abbonamento a livello 3. Sempre più orgoglioso di far parte di questa community. Grazie per la compagnia che ci fai tutte le settimane. Sono io che ringrazio voi e te nello specifico. PS, ma il torneo di briscola tra Zion e Simmons, secondo te come va? Eh, beh, insomma, eh, ora che Ruggie deve giocare, eh, chiaramente loro hanno preso pieno possesso. Hanno preso proprio le redini dell'organizzazione di dopolavoro delle de ferrovie e, e quindi hanno questa cosa. Io credo, io. Mi, mi potete rendere merito del fatto, ne sbaglio tante, ne dico tante, allora ne dico tantissime, istigato anche da voi, ne sbaglio tante di quelle tante, qualche d'una però la c'è. Io ho sempre detto, secondo me, Ben Simmons a febbraio non si muove. Perché Filadelfia non è pronta a fare questo passo? Perché vogliono i barba? Per tutta una serie di motivi. Vediamo se va a finire, dopo che si è passata un'estate intera e un inverno intero e un autunno intero a fare tutte le Fanta trade. Vediamo se va a finire effettivamente in questo modo qui oppure no. Vedremo. Eh, però, ecco, tra i due vedo forse messo meglio eh, Simmons. Paradossalmente, perché lui è incatenato, no? È Free Ben. Però, quantomeno, è sano. Cioè, se, se volesse, tanto lui quanto la, la franchigia potrebbe giocare. Zion, no? È andato a fare riabilitazione da Oden. Capito? Non. Non sono, non sono molto ottimista, se proprio devo, devo dire la mia. E poi c'erano dei beats, c'erano dei beats, Franci e Tadde che saluto e ringrazio di cuore, e la Geggio, beh, funziona anche la Geggio stasera. Sinceramente con questo Moran i Grizzlies mi sembrano più che una mina vagante per questi playoff. Poi Atlanta si è svegliata dall'etargo? Allora, i Grizzlies più che una mina vagante. Non lo so, non lo so. Eh, ora come ora penso che non ci sia una squadra nella NBA che i Grizzlies non possano battere su singola partita, anche di tanti punti di distacco. Perché giocano bene, oltretutto. E questa è la grande differenza che c'è al momento tra i Grizzlies e tante altre contender One B. I Grizzlies giocano bene. Il punto è che ai playoff. Ci vuole anche un po' d'esperienza, cioè ai playoff ci devi sbattere la testa un po' di volte, anche le squadre che giocano bene, anche i giocatori super pronti, anche quelli che ho scritto The Chosen One sulla schiena ci hanno dovuto sbattere la testa un po' di volte. È normale, l'NBA fa una selezione naturale all'ingresso e, e quelli che, che non vengono uccisi si, si, si fortificano, l'anno dopo tornano e vincono magari, capito? E i Grizzlies ancora tutto questo non, non l'hanno passato. Quindi è questo il mio dubbio, eh, che non gli toglie diciamo, lo status di, 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 di Mina Vagante, ma da lì a essere una contender secondo me ce ne passa. Discorso Atlanta verrebbe da dire nel momento in cui hanno cominciato a paventare l'opzione, l'ipotesi di dare via Collins, di dare via Gallinari, di smembrare un po'. Quella che era no? la squadra, il cuore pulsante della squadra. Allora hanno cominciato a giocare. Questo a voler essere maligni. In realtà io credo semplicemente che nel corso di una stagione NBA ci siano dei grossi periodi di alti e bassi. Ci sono anche nel nostro campionato, però essendo compressi su 30 partite, magari un periodo di alto può, giocare, può durare un paio di partite, un periodo di basso un paio di partite. Lì anche 4, 5, 6 o 7 erano partiti male. Non ho visto però questo grossissimo cambiamento di rotta, cioè da dire quella è la partita della svolta come volevano venderci un po' in Telecrona ieri sera per chi ha visto appunto i Lakers contro gli Atlanta Hawks. Anche ieri sera la situazione è stata imbarazzante perché e, di, di fatto Atlanta ha scherzato con i Lakers per tutta la partita, sono andati sotto di 10-15 punti, poi a un certo punto hanno detto ma... Che si fa? Sa, vince? Ogniamo giù si vince. E i Lakers si sono liquefatti, cioè si sono proprio sciolti come Nevels. È stata una sfida. Ora poi, se volete, parliamo anche dei Lakers, Io l'ho messo nel titolo. Peggio Wiggins titolare allo Stargame o i Lakers come contender? Eh, non lo so. Capito? Eh, però io Atlanta l'ho sempre considerata un, una squadra che ai playoff, sì, secondo me paradossalmente può dare più fastidio anche di, di, di Memphis. Memphis ora gioca troppo meglio, ha un'organizzazione troppo superiore, ma Atlanta c'è già passata dall'essere rimasta scottata ai playoff e quindi quell'esperienza lì ce l'ha, ne, ne, capito, nell'antichamere del cervello, in un cassettino nascosto che vuole richiamare nel momento opportuno, ce l'ha. Ancora no, anche Memphis è stata fatta fuori I play playoff, i play-in, quello che volete Però non aveva mai Fatto veramente paura a, a, alle, alle big Atlanta l'anno scorso gliel'ha fatta paura alle big Poi ce l'ha fatta ma gliel'ha fatta Quindi non so se mi sono C'erano degli altri beats Nel frattempo c'erano degli altri li L'ho visti passare Aspetta, eh. E poi ho visto, filo 87, quindicesimo mese, ragazzi, ora questi numeri cominciano a essere importanti, è 15 mesi, ma 15 mesi sono tanti, 15 mesi è tipo una forma di parmigiano reggiano, cioè una roba, grazie, grazie mille, arrivo subito alla domanda, prima c'erano dei beats, ormai l'avevo belle messi di Capitano Stiff, saluto e ringrazio eh, i Clippers, mi avete detto che devo ringraziare di meno. Eh, mi avete detto beh, ma mh, perché io, io veramente mi sento cioè, io vi sono riconoscente quindi mi viene, però mi rendo mi, mi avete fatto rendere conto del fatto che queste live sia seguire in diretta che in registrate troppi ringrazi quindi io ringrazierò sempre comunque ma cercherò di tagliare un po' più corto va bene beh, almeno per essere la roba un pochino, con un ritmo un po' più fruibile ok Dice Capitano Steve, i Clippers hanno un record migliore dei Lakers, nonostante gli infortuni di Paul George e Kawhi. Se dovessero rientrare questa stagione, possono ambire al titolo? Due, io la butto lì. Jokic è il giocatore più forte al mondo e si ritirerà da top 15 di sempre. Che ne pensi? Allora, è difficile dare un giudizio e fare dei pronostici su questi Clippers, perché non li abbiamo mai visti quest'anno, ma non li abbiamo mai visti... Neanche in generale, se ci pensi bene, perché l'unico momento in cui hanno potuto giocare insieme Kawhi e Paul George, intanto era un, un altro gruppo, un'altra squadra, sono cambiate diverse cose nel frattempo. Ma Paul George, che era reduce dall'infortunio, eh, non era il vero Paul George, di fatto, il vero Paul George si è rivisto dopo, quando Hawaii già più non c'era. Quindi, boh, chi è? Il barone 28, terzo mese. Grazie mille. Bella. Io quando leggo il barone mi immagino sempre Baron Davis e porta, che piglia rilenco la cartoccia e lo mette dentro i canali. Torniamo a bomba. Ehm, quindi non è possibile, secondo me, farsi, farsi un'idea. Credo però che, visto quello che i Clippers comunque ci hanno fatto vedere anche nella postseason dell'anno scorso, qualora dovessero tornare... Ragazzi, non solo tornerebbero, ma tornerebbero freschi perché di fatto avrebbero giocato poche o punte partite, nessuna, eh? punte vuol dire nessuna fuori dalla Toscana, eh, che è successo di tutto, Rivaldo De Destro, 50 bits lo ringrazio, e poi Claudio Vernelli, 44, che lui pure si è abbonato, eh, terzo mese lo ringrazio, allora metto intanto i bits e poi arrivo. Per cui sì, secondo me potrebbero essere una contendere, avrebbero sicuramente tanto vissuto da recuperare a livello di chimica insieme... Ma in, un, in una stagione, in una post-season così difficile da pronosticare non me la sentirei di tagliarli fuori. Certo devono tornare e devono essere sani e so due cose non scontate per niente. Discorso Jokic, io non penso a mia memoria recente di aver mai visto una costanza di rendimento così impressionante su praticamente base quotidiana tutte le sere, su stagione ormai praticamente mezza perché siamo di fatto allo stagione, io non penso di, di averla mai vista recentemente questo non vuol dire che Jokic allora ha tirato fuori la miglior stagione della storia dell'NBA no, io sto parlando di Costanza, lui quando fa male fa 35 di valutazione e ha fatto schifo, questa cosa qui non, io non l'ho mai vista eh, anche perché non è 35 frutto di 45 punti, è 35 frutto sempre di 20, 15 e 10, sempre 20, 15 e 10 o giù di lì, questa cosa è impressionante, l'impressione che ho è che, viste anche l'intervista, non so se avete visto l'ultima intervista di Jokic, Axagon è abbonato? Grazie mille. L'ultima intervista di Yokich in cui gli hanno chiesto com'è che ha vissuto il momento della selezione dei titolari per lo Stargame. E lui ha detto: Ma io ero già a era già la PlayStation. C'era la moglie che insisteva con in questa storia dei titolari ai coso. Allora io ho detto: Giù vai, giù, guardiamoli. forse. E poi, quando appena l'hanno visti, che lui, ovviamente, era titolare, detto: Vabbè, sì, ok, brava, ciao. L'hai riattaccato e continuava a giocare la PlayStation. Que io penso che su questa visione, diciamo un po' macchiettistica, carica di Jokic, lui ci stia anche un po' giocando, ci credo che fosse stato a giocare alla Playstation e che non gliene potesse fregare di meno, però è una roba che, eh, capito, cioè secondo me fa anche un po' personaggio e va bene, a me, a me mi, mi garba, mi diverte questa cosa qui. Ma non credo, qui, per questo l'ho citata, perché molti dicono. Pensa se gli interessasse anche veramente. Che tipo, cioè, se, Visto che non gliene frega una mazza, perché quando l'hanno scelto a, a, al draft lui dormiva, quando l'hanno convocato allo Star Stargame lui giocava a Playstation. Pensa se gli interessasse anche che giocatore che verrebbe. Secondo me, no secondo me non è questo, lui un po', sci, un po è così, un po' ci gioca, ma non è che non gli interessa, cioè io lo vedo in campo, cioè, lo vedo molto più dentro e molto più concentrato lui di Anthony Davis, ma alla grande, molto più interessato lui di Anthony Davis, quindi ecco, non so se ho fatto questa piccola divagazione su Jokic per dire che ecco, Secondo me potrebbe meritare l'MVP. Sta facendo una delle migliori stagioni della storia. Non credo che stia giocando al, al 20% di, di impegno, come a volte vuole fare dimostrare. Si sta impegnando e sta facendo cose pazzesche. C'erano degli abbonamenti, c'erano degli abbonamenti e quindi siamo indietro di, di una roba incredibile, allora c'era filo 87, quindicesimo mese, lo ringrazio, eh, e mi dice, grande 15 mesi, Lakers, meglio con o senza Westbrook? Allora apriamo il grande capitolo dedicato ai Los Angeles Lakers, per chi avesse visto la partita di ieri sera e per chi non la dovesse aver vista, nel frattempo sei abbonato anche Fredo17, secondo mese, lo ringrazio. Eh, io non ce la faccio io non li posso vedere più, io non li posso vedere più perché un, un, se c'è una giustizia, come c'è perché la pallacanestro è terribile in queste situazioni, i Lakers quest'anno non possono vincere. Se per una straordinaria situazione di coincidenza e allineamento astrale dei pianeti dovessero ritrovare tutti sani, tutti insieme, dovessero infilare un filotto di vittorie e dovessero arrivare in fondo, la pallacanestro fa in modo che il, il giorno di gara 7 delle finals gli, gli, gli piglia un attacco di, di, di non so cosa e non giocano e, e perdano a tavolino. Perché non possano una squadra che ha quel tipo di attitudine non può vincere. E a me mi dispiace. Io quando vedo Anthony Davis, eh, voi sapete che per me Anthony Davis è un uno iannis con più tecnica. Quindi gli vorrò bene, Anthony Davis. Penserò che sia un grande giocatore. Non puoi giocare in quel modo lì! non puoi portare il pallone a spasso così come neanche si fa agli amatoriali la sera di dopo lavoro la gente con una pancia e passa là non lo puoi fare, non esiste 5 rimbarsi cinque, rimbarzi, ha, pre cinque ha preso cinque rimbarsi è più alto di canestro quell'altri eh, hanno, hanno giocato con oh, titolare tutta la sera cinque fa qui tirino dalla media ha tirato due du bombe e ha chiappato neanche il ferro ma com'è possibile? Cioè Westbrook, paradossalmente, e, e mi ricollego alla domanda, è quasi uno dei mali minori. È un male, è un male, ma è quasi uno dei mali minori. Perché quantomeno lui si impegna. Poi fa schifo, perché non, non capisce la pallacanestro. Ora sto esagerando, ma non capisce la pallacanestro, non la vuol capire. Però si impegna. Cioè, lo vedi che, che ci mette tutto quello che c'ha, lui ce lo mette, poi ti picchi addosso in contropiede e ti va a schiantarsi uno contro tre perché non, non, ha, non capisce che, che... Però Anthony Davis è una roba, e non è che quell'altro lo difendesse, quell'altro hanno fatto fare 35 punti a Monk, a Monk! Io tutte le volte che vedo Anthony Davis perdo qualsiasi tipo di obiettività, e non penso... Perché poi se vedi la tua super stella assoluta che gioca in quel modo lì, anche quell'altro. non... Cioè, capite? Sicuramente poi tornando a LeBron James, beh, per carità, ma non va bene, non va bene. Lui ora dovrebbe essere una furia della natura Anthony Davis, fin quando manca LeBron James soprattutto, dovrebbe finire in tripla doppia con le stoppate a tutte le partite, finché manca LeBron James, perché tutti i palloni vanno a lui in attacco e, e sotto canestro gioca da solo, quindi lui dovrebbe essere in tripla doppia con le stoppate. Si vede che mi accaloro particolarmente su questa perché poi non hanno un gioco, non hanno un allenatore, non hanno niente, non possano vincere, io, non possano vincere, non possano vincere, è eh? questo, non, 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 non lo so, questo. Dice poi il Barone 28. sto, sto andando avanti con l'abbonamento eh, e poi vengo ai bits e poi vengo al, alla chat. Eh, Barone 28, terzo mese. Grazie, Edo. Eh, continua così: ottimo lavoro, grazie, 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 grazie mille. E poi c'era Claudio Vernelli, che si era abbonato terzo mese. Eh, lo ringrazio, Ciao Edo. Che ne pensi della sfida di questa notte tra i candidati MVP? Problemi in casa Bax o sconfitta fisiologica? Solitamente è una squadra che gira benissimo. Stanotte, invece, gli Iannis sembrava dover giocare da solo ehm, vedi per esempio anche mi ha dei problemi va bene anche mi ha dei problemi però io all'interno di mi riconosco la squadra dell'anno scorso riconosco i meccanismi mi rendo conto che secondo me questa è la mia opinione manca qualcosa segnatamente fiji taher però stanno provando a trovare delle alternative internos all'interno della rotazione stanno trovando Vedo anche in partite particolarmente storte, come per certi aspetti è stata quella di stanotte. Però io vedo un gioco, vedo la voglia di difendere, vedo la voglia di dire Oh, comunque sia sì, gioco in NBA, mia la casa di materasso. Cioè, bisognerà anche qualche cosa. No, lo vedo. I Lakers. No, io mi spingo a dire che fuori dalla bolla, non lo so se quei Lakers lì avrebbero effettivamente vinto l'anello. Erano altri Lakers, lì la squadra c'era, un'idea di pallacanestro c'era, ora no, ma lì c'è. Però, boh, lì riuscirono meglio di tutti ad adattarsi in un contesto particolare erano effettivamente più forti. Ma al di fuori, perché non posso pensare... Che l'aver vinto un anello abbia fatto calare drasticamente qualsiasi tipo di stimolo anche a Anthony Davis e, e a, a, in generale all'ambiente. Non, non, non esiste. Non, non, lo, un, un atteggiamento del genere io lo potrei. Guarda, non lo giustificherei. Non lo giustificherei. Ma lo potrei capire dagli Warriors di quest'anno che invece ci danno dentro come se fossero 15 ruchi. Eh? Ma lo potrei. Perché comunque. Sei a fine dinastia, hai vinto, hai stravinto, hai battuto tutti i record, ti sei tolto delle soddisfazioni, hai playoff, giochi, ma insomma la stagione regolare, chi se ne frega. Lo potrei anche, ma no perché hai vinto un anello nella bolla due anni fa e che quell'altro erano mezzi morti e allora dei... No, no, no questo, questo. Quindi anche per il discorso dei Bucks. Io non, non ci vedo, vedo delle difficoltà, ma io sono super convinto che siano una contender fino alla fine, senza il minimo dubbio. L'hanno dimostrato l'anno scorso. E, e quelle sono esperienze che poi richiami come il discorso di sopra per pe, pe Memphis. Per cui non, ci, non, non, non ho ecco grosse perplessità no, e grosse paure per, per, per Miluoki. Anche perché lui sì, Yannis, mi dà veramente l'idea. Di non stare ma neanche. Ma sarà in terza al massimo, terza al massimo. Dice: Ma allora perché Yohich? E Yohich è da solo. È un po' diverso. Yohich sta facendo numeri straordinari, prestazioni incredibili, ma si sta impegnando. Non ti voglio dire a fuoco al massimo, ma quasi perché è da solo. Perché necessariamente c'è bisogno di questo. Eh, con chi ce l'hai, chiunque sia, puoi avvassare la voce, chiede Marco Marzi. Perfetto, ma io dovrò fare un impianto di, di insonorizzazione per trattare male Anthony Davis, lo dovrò fare per, per rifarmela con i cinesi, per forza di osse lo dovrò fare. Eh, questo poi c'era Xagon che si era abbonato. Lo ringrazio. Fredo17, secondo mese, siamo sempre all'abbonamenti, Dice: Ciao, vedo tanti complimenti per il tuo lavoro. Grazie mille, finalmente riesco a seguirti in live. Benvenuto. Eh, una domanda: si parla sempre dei calves in ottica futura, ma guardandoli giocare a te, non viene mai da pensare che potrebbero essere la più grande sorpresa dei playoff 22? È il motivo di Memphis. Però Memphis la vedo ovviamente un gradino più avanti perché, comunque, già l'anno scorso era una squadra con un Cleveland. L'anno scorso non era niente, Va bene per troppi motivi perché Sexton non aveva permesso a Garland di venire fuori, perché Jarrett Allen aveva avuto un sacco di problemi, perché Mobley non c'era. Quindi, insomma, eh, io penso che possano sicuramente dare del filo da torcere a tutti. Non penso che possano essere effettivamente una sorpresa al, al, nel, nel lungo periodo dei playoff proprio perché gli manca. Certo, se poi ci avessero LeBron, come si parlava tempo fa, come si è vociferato un sacco, questi Cleveland Cavs con LeBron James sarebbero una contessa. Sono d'accordo con Stephen A, non ha dette altre allucinanti Stephen A in questa settimana, ma questa secondo me l'ha detta buona. Questi Cleveland più LeBron James, quindi senza che per prendere LeBron James devi dare via mezza squadra, ovviamente, quindi parliamo di Fanta 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 Basket, perché poi LeBron secondo me non tornerebbe a Cleveland, lo sapete, ci ho fatto anche dei video, lo sapete è la mia opinione, però in un Fanta Fanta Basket in cui prendi questi Cleveland caps e ci aggiungi LeBron James senza togliere niente, secondo me sono una delle principali anche contender. E però lì ci vai a aggiungere uno che si è fatto le ossa, si è spaccato la schiena nei playoff a portare a caricarsi squadre sulle spalle fino alla fine e quell'esperienza lì gli manca. Quello è il motivo e lo scoglio dei playoff è un po' come una volta c'era quando ancora c'erano dei fisici normali, fisici intendo, no? Quelli in camice che fanno gli esperimenti, fisico, fisico, co, dei corpi normali, va bene, in giro, anche nell'NBA, eh, c'era il famoso rookie ladder, lo chiamavano, i più giovani di voi forse non sapranno di che cosa si parla, perché poi, negli anni a seguire, man mano ci siamo avvicinati al, al giorno d'oggi, in cui ci sono degli esseri bionici, va bene, è un po'... Si è un po' perso questo discorso, ma fino a che c'erano dei corpi umani c'era il famoso rookie ladder cioè i rookie arrivati verso gennaio o comunque al massimo verso il periodo dello star game si infrangevano contro il rookie ledder immaginario il muro e, e lì mo morivano cioè nel senso il rendimento dei ruhi nella seconda parte della stagione andava nettamente a calare perché non erano abituati a giocare un così alto numero di partite a così alto livello anche fisico proprio di impegno fisico all'inizio Partivano sempre bene i ruchi e poi andavano a, a calare. I ruchi wall lo chiamavano qualcuno. Però va bene uguale, quello lì. Ehm, ora, ora questa cosa c'è un molto di meno, ma qualche cosa c'è, qualche cosa c'è ancora. Uno di quelli che secondo me ne sta risentendo più di tutti è Scotti Bars, che ora è proprio giù fisicamente rispetto a quello che era all'inizio all della stagione. Ecco, eh, la stessa cosa c'è un po' il playoff ladder o il playoff wall, che dirsi voglia. Fino a che non ci hai sbattuto le, le, la, la faccia un po' di volte e non, non, non ce la fai, non ce la fai. Questo è l'unico motivo, perché poi Cleveland è uno spettacolo delle meraviglie della natura, oggi da vedere. Poi c'era Vincenzo Tre che si è abbonato Sesto Mese, provocazione, se Westbrook avesse vinto quanto hobby sarebbe considerato uno dei migliori di sempre. Eh, allora, allora, intanto grazie per l'abbonamento e quello a prescindere. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Ma il motivo è questo. Da un punto di vista di quello che ha fatto all'interno del gioco, Westbrook tutt'oggi è uno dei migliori di sempre ragazzi, il leader all time, aspetta che ho visto, ho visto Bobanone, quando c'è Bobanone mi devo muovere perché sennò poi perdo il messaggio non lo ritrovo più, Max che saluto e ringrazio e lo metto in lista, eh, Westbrook tuttora secondo me deve per forza essere considerato uno dei migliori di sempre, leader all time di triple doppie, stagioni e stagioni, no una, stagioni chiuse in tripla doppia di media, di media, cioè... Non lo puoi considerare nella, nella schiera dei GOAT, va bene, in quei 4, 5, 6 che siano. Ma deve per forza essere considerato uno dei migliori di sempre. E anche da un punto di vista dell'impegno, che si parlava prima, dell'attitudine che ha alla pallacanestro, è alla stregua di quella gente lì, di Hobby Bryant, dal punto di vista dell'impegno. Il problema è che poi, da un punto di vista di... Chiamala intelligenza cestistica, chiamala, chiamala come ti pare, non è visione. Attenzione perché la visione di gioco ce l'ha Westbrook. Non li fai 10 assist di media, di media a partita se non hai visione di gioco, se non capisci la palla canestro, se non vedi i movimenti dei compagni. Però non ha mai avuto la mentalità, l'intelligenza, la maturità giusta dal punto di vista cestistico per capire che con quel tipo di pallacanestro lì. Non vinci, o se vinci, vinci per cause fortuite e per circostanze terze. Questo è quello che gli manca, secondo me, per entrare definitivamente nella lista proprio de de del top, del top. I più grandi di sempre che ci sono entrati hanno capito che avevano bisogno di cambiare il loro modo di stare sul campo. Guarda il Michael Jordan dei primi anni e guarda il Michael Jordan che ha vinto. Guarda il Kobe Bryant dei primi anni e guarda il Kobe Bryant che ha vinto. Guarda il LeBron James dei primi anni e guarda il LeBron James che ha vinto. Westbrook guarda il Westbrook dei primi anni, guarda il Westbrook di ora. È uguale. È, uguale. è, è più grosso, ha uno status diverso, si prende più tiri perché è comunque considerato Westbrook. Però è uguale. Questo è quello che secondo me veramente gli manca. Ce l'ha delle caratteristiche per poter stare in quella lista lì. Ce l'ha dei requisiti. Però quello che gli manca, a questo punto, a quest'età, a questo step evolutivo della carriera, io non sono convinto che possa veramente aggiungerlo. Che poi è la stessa cosa del barba, eh, gira e ti rigiro. Cambia il giocatore, cambia il tipo di, di gioco. Ma, ma siamo quasi lì. come ragionamento questo è l'unico motivo idea mia ovviamente un mal solito poi 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 aspetta c'erano degli altri abbonamenti di Soarinapo M199 e Jod96 Si sono tutti abbonati li ringrazio tutti davvero 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 di cuore, non mi sembra che ci siano domande a, a, allegate per cui soltanto grazie, grazie mille e, e poi c'erano i beats, c'erano i beats quindi bisogna rifarsi da qua su aspetta eh, perché qui ci vuole un notaio per gestire, per gestire tutto questo, e anche Gianfrullo se, se è aggiunto alla lista dei beats lo ringrazio, Bobanone Maria Vice 50 bit, ti metto in, in, in lista, allora cominciamo con i bits. Con Rival Rivaldo De Destro, ciao. Vedo intanto, grazie, scusa per l'off topic. Spiego il mio strano nickname al volo. Rivaldo era un giocatore di calcio che usava solo il sinistro, quindi un po' come se fosse la Marodom di de destro. Che giocatore la Marvelous. VS ti seguo da un sacco, ma purtroppo non posso abbonarmi sempre. Grazie per quello che fai. Grazie mille, grazie mille, a prescindere da tutto, sai che Rivaldo. Eh, mi dice anche qualcosa perché nel periodo delle elementari, ehm, quando ero circondato esclusivamente da Cal calci calciofili, gente che seguiva calcio, a scuola mia c'erano solo loro, eh, e io, beh, anche per un minimo di integrazione sociale, qualche cosa ogni tanto capivo. Mi semb non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che un anno addirittura feci l'album delle figurine panini dei calciatori, con risultati tremendi. Perché poi no, non mi interessava, però, per sentirmi, capito un minimo. Per non essere proprio fuori dal gruppo, e, e, e quindi mi dice qualche cosa, probabilmente non avrei minimamente mai nella vita saputo che, che era sinistro non, niente. però capisco e il paragone con la Marvelous è straordinario, tra l'altro. La Marvelous, ricollegandosi al, al discorso di prima su Kobe Bryant, ha giocato un ruolo fondamentale nello step evolutivo di maturità di Kobe Bryant. Poi magari un giorno di questa cosa qui. Ne parliamo e quindi insomma grazie, grazie, grazie mille davvero di cuore. Eh, aspetta, eh, aspetta perché vedevo degli altri beats di Raffaele. Che saluto ancora e ringrazio. Aspetta, che ti metto, che ti metto in lista. E proseguiamo poi con i beats di Max. Che, che saluto al solito, lo ringrazio. Domanda facile: si parla già di banchero in NBA il prossimo anno. Ma già da anni si vedono prospetti dopo un anno di NCAA in NBA e subire svariati infortuni che in molti casi ne hanno precluso la carriera. Questo accade a causa dei carichi di lavoro. E, dei e dai pochi allenamenti che NBA necessariamente necessita si carica troppo dei fisici ancora troppo giovani l'ho letta malissimo Max, perdonami ma comunque la gente la legge eh, e quindi la capisce eh, da vecchio che seguiva con passione anziani dei tempi andati se ne limita la crescita a livello tecnico anche questa era una domanda e anche questa per coerenza ho deciso di sbagliarli l'intonazione eh, bella domanda, bella domanda allora, i casi di giovani prospetti lanciati in NBA e, diciamo, distrutti a livello fisico da problemati ed infortuni, sono innumerevoli. Si può dire, però bisognerebbe farla, sta statistica, che negli ultimi anni sono aumentati. La sensazione è questa, a pelle. Però mi piacerebbe farla, sta statistica, e magari potrebbe essere uno spunto per un prossimo video... Perché non sono mia tanto sicuro? Secondo me è il fatto che ora abbiamo un eco, un ritorno mediatico talmente importante che si comincia a sapere i nomi e a vedere gli highlights dei ragazzini che entreranno in NBA quando ci hanno. 12 anni tra pochino e quindi e, e diventano parte di noi e, e ce li ricordiamo meglio. Ma anche prima c'erano i grossi prospetti che venivano, che avevano problematiche fisiche, e vedevano la carriera interrompere. quindi la vorrei fare, questa statistica per capire bene i problemi in generale, però sono tanti. Intanto c'è questa malaugurata idea che hanno loro che te devi alzare tot in salapesi, se no, loro non ti pigliano neanche in considerazione. Noi ci si scherza, ci sembra quando, quando viene raccontata, quando l'ha raccontata tantissime volte l'avvocato, ma non solo, eh, ci sembra una battuta, no? Che sia un'iperbole che si fa, ma veramente uno dei motivi. Non voglio dire l'unico, non voglio dire, ma probabilmente il principale uno dei motivi e forse il principale per cui Portland ai tempi scelse Oden e non Durant è che Durant stento come era non alzava niente in palestra e allora che prendi quello che non alza niente e purtroppo fa parte de del loro background culturale scestistico devi riuscire a garantire un minimo di rendimento e quindi qualsiasi giocatore arriva loro lo pompano fisicamente e, e la massa muscolare se va bene raddoppia a volte anche triplica non sempre il fisico regge il volo, eh, a volte ci sono dei fisici che ti eh, salutano in quelle, quelle circostanze. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo poi è anche il fatto che eh, oggi la maggior parte dei giovani talenti che entrano in NBA non hanno un'esperienza alle spalle, un vissuto alle spalle di NCAA così tanto importante come succedeva prima prima gli one and done erano una tantum poi man mano che ci siamo avvicinati ai giorni nostri la gente fa sempre meno NCAA e l'NCAA comunque sia ti aiuta, ti forma in un certo senso uno dei ruchi che quest'anno sta avendo meno problemi fate tutti gli scongiuri che conoscete, tifosi degli Indiana Pacers, ma sia da un punto di vista dell'adattamento al gioco LNBA, sia da un punto di vista di infortuni, è Duarte, e Duarte se ne è fatti tanti di stagioni alle spalle, e questo va la differenza, all'atto pratico. Poi bisogna anche considerare, terza e ultima evenienza, che oggi ci sono dei fisici che non sono previsti proprio secondo me nel momento in cui Dio o, o chi per lui ha creato l'umanità lui non pensava che, che potessimo arrivare a questo stadio evolutivo Cioè, perché c'è l'uomo di Neanderthal, poi c'è l'Homo Sapiens, poi c'è l'Homo Sapiens Sapiens e poi c'è Chet Holmgren, capito? che fa, è, fa proprio storia a sé, è un'altra roba e però forse la genetica non è ancora pronta a, a quel tipo di fisico. Eh, ma, ma che roba onestamente. Ma è secondo me è normale che si rompa. Sarebbe ingiusto nei nostri confronti esseri umani normali, tra virgolette, che non avesse mai nessun problema. Poi mi auguro ovviamente che siano sempre problemi super risolvibili. E roba che ti salti una partita e torni subito a giocare. Però, eh, l'evoluzione della specie ora punta a dei livelli importanti. Io non credo che banchero possa rientrare nella categoria dei Chet Holmgren dal punto di vista dell'injury eh? perché comunque tra i top prospetti del prossimo anno mi sembra uno dei più formati, anche a livello fisico, poi sicuramente anche lui lo raddoppieranno è quello che vi pare, però mi sento di stare abbastanza tranquillo e... Eh, sotto questo aspetto, dal punto di vista della mh, scaramanzia, fossi in lui, io abbandonerei l'ipotesi di giocare con la nazionale. Perché eh, se uno come lui dovesse venire a giocare in nazionale, potrebbe addirittura essere il nostro centro, e quindi per forza si dovrebbe rompere. Proprio per un discorso che è così, funziona così: noi centro non si muove, quindi questo capito? però, lui, sinceramente, ripeto non me lo fate di, perché poi non vorrei portarsi male, però sono non troppo preoccupato, no, eh? Ci siamo, non l'ho finito di di, non me lo fate di. Ci siamo capiti. Questo. Poi... C'erano dei beats, degli altri beats, ma nel frattempo avevo visto uno stonfo di abbonamenti passare, quindi boni che li recupero, ho un problema Tiffany X, quinto mese, grazie, grazie mille, davvero, davvero di cuore, ciao aiuto, grazie per il tuo lavoro, purtroppo oggi non posso stare tanto, però hai visto che Jimmer Fredette tornerà a giocare in Cina, ma possibile che nessuna franchigia gli abbia offerto un 10 days? Scandaloso, se poi venisse in Italia». Non, me ne, Teach me how to gimme. Ma poi vanno tutti agli Shanghai Sharks. E quindi tendo, uno, uno non può neanche fare dell'ironia perché nel momento in cui dice, beh, pensa a una squadra cinese gli Shanghai Sharks, e vanno tutti lì. Effettivamente, Io non capisco perché c'erano dei sordi agli Shanghai Sharks e roba da matti. E non so se che sono, sono sponsorizzati dagli Street Sharks. Probabilmente eh? qualcuno dei più vecchi all'ascolto saprà di che cosa sto, erano degli squali. Che anziché nuotare sfalciavano la, la, il cemento dell'asfalto de della strada e, e con la pinna sbracavano l'asfalto. Delle... Poi dice: Siamo cresciuti male, eh, vata a provare. Eh, io gliel'avrei dato subito un contratto di 10 giorni. Meglio in NBA, tocca che anche da noi. Perché da noi eh, comunque sia lui che ama delle cifre che se lo può permettere Scariolo Messina. Ma se a Scariolo e a Messina gli dai Fredette, gli piglia una, una sincope. Quindi, come tipo di gioco, non so quanto ce lo vedo bene al, 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 alla palla canestro, ma in NBA assolutissimamente sì. E questa storia de, dell'hardship contract di 10 giorni, eccetera, eccetera, quest'anno era l'occasione buona per una squadra. X di buttare dentro Jimmer Fredette e lui ti avrebbe tirato fuori il quarantello, perché su singola partita lui ce l'ha, il quarantello, a disposizione, e lì si apriva una Linsenity, una fred Fredettesnity, che roba da chiodi. E Però purtroppo non è successo. E questo è uno dei miei più grandi rimpianti di questa stagione. Sapete che io ero innamorato de del Jimmer Fredette versione college e... Non scherzo quando più volte ho detto che lui, lui era colui il quale avrebbe cambiato la percezione della pallacanestro e avrebbe sdoganato il tiro da tre punti da distanze impossibili a qualsiasi livello in qualunque latitudine del mondo. Lui, no Stephen Curry, lui. E poi purtroppo è andata male. Poi c'erano, siamo sempre con l'abbonamenti, c'era Boss Raff, 96, quarto mese. Lo saluto, lo ringrazio. C'è cioè, tu domanda: chi è secondo te il giocatore NBA che ha vinto troppo pur non essendo un granché? E chi il giocatore che ha vinto poco ma meritava di più? Parlo di Anelli. Continuosi sei un grande. Domanda difficile. Domanda difficilissima. Allora, vabbè, chi ha vinto poco ma meritava di più, io faccio, faccio tre nomi che sono... faccio quattro nomi, sono so, so, troppi, ehm, vabbè, i primi che mi vengono in mente, Enzo meritava l'anello, Stockton e Malone meritavano l'anello, Barclay meritava l'anello, e fin qui penso che più o meno tutti si sia d'accordo, va bene, poi al di là del fatto di dire sì, però tra quelli che hanno vinto poco, vabbè, però fino a qui ci siamo. Invece chi ha vinto tanto e forse meritava di meno... Patrick McCoe è troppo facile, si parla di giocatori che effettivamente gio anche perché Patrick McCoe il, il suo apporto dal punto di vista scaramantico l'ha sempre portato e non è mai venuto meno. Quindi. Ma dal punto di vista di giocatori che effettivamente hanno giocato, eh, ci sono stati dei miracolati mh, ogni, ogni tanto, in giro, in giro. Ehm, che ti potrei dire? Che poi alla fine quando una squadra vince, li trovi sempre, no? Gli trovi sempre un qualche cosa. Uno di quelli che ai tempi mi faceva perdere il cervello era Mark Madsen. Giocatore, per carità, un idolo delle folle, ma dal punto di vista tecnico... Ma da chiedersi perché fosse stato in NBA. E però diciamo che eh, era, era arrivato in un contesto niente male. Cioè, era capitato abbastanza bene. Fondamentalmente, era capitato abbastanza bene. Poi leggo dei nomi in chat: J.R., eh, Giavalone. Eh, vabbè, però, allora, guarda, Giavalone, io in parte sono d'accordo su di lui eh, qua, quando lui dice questa storia dello Sheknia Full a me mi ha rovinato la carriera. Io sono quasi d'accordo perché tutti noi ora, appena vediamo Giavalone, vediamo Sheknia Full, ma c'è il giocatore dietro. Dietro Giavalone c'è il giocatore, poi c'è anche Giavalone e ogni tanto è così, ma dietro c'è il giocatore. Quindi tutto sommato io sono contento che, che lui l'anello ce l'abbia, perché dal punto di vista fisico e atletico era una roba che non c'entrava niente con il resto del mondo, ma anche come giocatore cioè, aveva un'idea e ce l'ha tuttora un'idea di quello che è la pallacanestro, per cui non lo considero troppo, troppo miracolato. Tutti i compagni di Bill Russell, in un certo senso sì, in un certo senso sì. Cartwright è della dinastia Bulls, ah, beh, insomma, se si guarda anche lì ci sono dei giocatori. Bill Wemington, Insomma, c'è cioè, cioè, dei giocatori che anche lì qualche cosa... Jude Bushler! Qualche cosa... Però, però, lì fai parte, capito? Diciamo che comunque quando vinci, il problema è quello, che quando vinci un, un, un motivo per cui te hai dato una mano lo trovi sempre. ma portava bene l'asciugamani, come li portava lui... Eh, cioè, capito? Un motivo lo trovi sempre. Il problema è quando non vinci e allora lì comincia a dire ma questo ha fatto niente, mmm, capito? Eh, però, però è interessante come domanda. La, la, potremo, la potremo riutilizzare anche per, per un video futuro. Poi c'era Filippo R1 che si è abbonato secondo mese, lo ringrazio. Eh, Kairi sarà matto come un cavallo. Ma da quando gioca, fa zittire anche il più acerrimo dei detrattori. Wiggins silenzia le polemiche, e fa parlare il campo. Io impazzisco. Allora, entriamo nel, nell'argomento Wiggins, perché anche qui io. Ci... Uh. Allora, Wiggins. Wiggins allo Stargame quest'anno per la stagione che ha fatto e che sta facendo. Secondo me ci deve essere, ci doveva essere. Io sono straconvinto. Il problema è nel titolare, è il titolare che io perdo il cervello: perché dice, Ma io volevo fare io, anal analizziamo, no? Analizziamo. io volevo dare un voto mh, anticonformista eh, perché tutti ho votato i soliti, io volevo dare voti Ben Simmons voto anticonformista Ben Simmons anticonformista Ben Simmons dice ma io volevo dare un voto mh, contro i, i poteri forti volevo dare un voto di protesta un voto contro le, la massoneria voti Harry Irving non ce l'ha il motivo per starci Ben Simmons perché non ha mai giocato Kyrie Irving perché ha giocato tipo tre partite però voto contro i poteri forti cari Irving Dice, ma io voglio dare un voto di cuore, di, 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 proprio di affezione da un punto di vista emotivo. Voti Clay Thompson? Non voti Andrew Wiggins. Dice, ma giocheranno lo Stargame a Golden State? Sarà per quello allora che la gente di Golden State hanno votato tutti? No, giocheranno a Cleveland. Quindi allora mi vuoi far credere che quelli di Cleveland si sono sentiti in dovere di votare Wiggins perché si sentono rei di avergli tolto l'opportunità di vincere l'anello quando fu scambiato con Love ai tempi di Lebron? No, no. Quindi io non me lo spiego. Wiggins ha detto, vuoi dare un voto di simpatia, Bobanone. Mi dicevi, io voglio dare un voto di simpatia per buttare dentro uno che non ci dovrebbe stare, fa vedere che la gente vota. Boba no. Wiggins no. Wiggins no. Poi la stagione di Wiggins resta una stagione straordinaria, e allo Stargame ci doveva essere, ma titolare no. Anche perché poi Jimmy Butler dov'è? Devin Booker dov'è? Eh, eh, capito? Però questa è sempre un'idea un mia personale, insomma, ecco poi su questo. La, la manifestazione in sé è una manifestazione inutile, per il mio parere. Da noi è proprio dannosa. Proprio va evitata come la peste. Da loro è soltanto inutile, fatta così. Io avrei una grande idea per il rinnovamento e il rilancio della manifestazione, ve la dirò, ve la esporrò in occasione del video che faremo quest'anno sullo Stargame. E spero non ci, non ci filerà a nessuno. Però per come lo vorrei organizzare io, secondo me. Lì allora, lì allora sì, allora sì, ma per come è fatto ora? No? Per è fatto ora no? non, non lo so se t'ho risposto, però insomma, questo più o meno. Poi c'era Prosper84025 che si era abbonato, lo ringrazio, e Gino il Gamer 007 sesto mese. Se sei se abbonato di cuore Grazie, grazie Grazie dice Ciao, io complimenti per il progresso del canale Da tifoso Bulls Spero che il mio GOAT Derrick Rose torni a Chicago Poi in un'ipotetica sfida Tra i migliori quintetti di sempre di ogni franchigia Chi sarebbe il più forte? Boston, Lakers o Bulls? Questa è una bella domanda Questa è una bella domanda Allora Allora Intanto sul fatto che Rose debba prima o dopo tornare a Chicago anche per chiudere la, la carriera, anche proprio con una partita simbolica, su quello non c'è dubbio e, e, e mi auguro che l'NBA non si possa far scappare questa opportunità qui di ritorno mediatico e sono sicuro che non se la faranno scappare, va bene? Ma al di là di questo. Eh, non ci inserisco i bulls, cioè non voto i bulls in questa ipotetica sfida perché... A livello storico, quintetti migliori di sempre, quindi puoi prendere il miglior centro, il miglior da danni differenti, la miglior ala, il miglior play, eh? ai Bulls mancherebbero dei lunghi. Quando poi vai a competere contro Shaquille O'Neal Birrass, il Karim Abdul Jabbar, eh. avrebbero Rodman, avrebbero Rodman. Quindi eh, lo devi pigliare e rimbarzo contro Rodman. Lo devi pigliare, siamo d'accordo. Però vedo gli altri un pochino avvantaggiati. Tra i due, tra Boston e LA, a nomi vincerebbe sicuramente i Lakers, perché i Lakers tra quelli che hanno scoperto, quelli che hanno strapagato, quelli che hanno fatto in modo di avere in qualche maniera, e l'hanno avuti quasi tutti i fenomeni, va bene, quindi... Se tu potessi rammetterli tutti insieme e farli già... A nomi vincerebbero sicuramente. Poi però sul campo gli altri hanno Bill Russell e Larry Bird. Garnett, Paul Pierce... Tanti altri, tanti... Però Bill Russell e Larry Bird. E in una partita giocata effettivamente... Cosa impossibile perché non, ma non potrà mai esistere questa partita. Ma in una partita giocata effettivamente... Contro Bill Russell e Larry Bird insieme. Io non lo so se ci puoi vincere. Proprio onestamente non lo so se ci puoi vincere. Quindi, questo. Il cuore dice Bulls perché c'è Rodman. L -l lo status dice Lakers perché ce l'hanno tutti. Il campo potrebbe dire Boston: perché sì. Eh. Che Risposta diplomatica, come mi sto lanciando nella diplomazia, ragazzi? Non è vero, mi sto attirando sempre più critiche, ma comunque va bene. Qua bisogna schierarsi giustamente. Qui veramente non c'è un, una cosa per cui, secondo me, schierarsi 100, al 100%. E poi c'erano i bits, e poi c'erano i bits che vado a recuperare. Con, con, con Gianfrullo che ringrazio, sono un fan di Houston accanito purtroppo. Secondo te gli esuberi dei Rockets dove andranno? Si vocifera Gordon, Wood, Wall, Tate e Matthews? PS hai visto il video di Olajuwon che allena Shengun? Ragazzi, Shang-Gun, attenzione! Tra l'altro, Shang-Gun non sa l'inglese, va bene? E eh, si interfaccia con il resto del mondo tramite interprete. Questa è una cosa comune a tanti altri grandi della storia della pallacanestro. Ci sono tante caratteristiche che lo accomunano a tanti altri grandi della storia della pallacanestro. Sicuramente non verrà fuori niente però attenzione a Schingen, attenzione a Schingen. Dove andranno? Allora, leggevo di un interessamento, tra l'altro molto interessante anche ai fini proprio della lotta per l'anello di Miami per Wood non so convintissimo che sia il giocatore giusto perché al secondo allenamento Jimmy Butler lo infortunia di proposito, cioè proprio gli, va, gli entra a gamba tesa e lo infortunia perché non lo può più vedere. Eh, dal, se, se, in, cioè una squadra che ha quel tipo di aggressività difensiva e di agonismo e di mentalità che portano Jimmy Butler e Adebayo secondo me non può, non può coesistere nella stes nello stesso metà campo con, con Wood. Sinceramente, Wood, grandissimo giocatore. È eh? potenziale da essere uno dei migliori lunghi della Lega, secondo me. Ma la testa no. E quindi. No, 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 questo Gordon potrebbe far comodo a tanti. Gordon potrebbe far comodo a tanti, e ce ne so tanti. Sembra sul giocatore. Qualcuno diceva riproporre un ritorno di Westbrook a Houston in cambio di wall ma forse per Houston eh, sinceramente ci vedo poco guadagno sia per Houston che per i Lakers per motivi diversi Wall è più injury prone di Westbrook e quindi non è detto che possa darti troppo di più anche in ottica playoff dove non ha chissà quale esperienza e Westbrook ha già dimostrato che da solo non ti, non ti può permettere di ricostruire una franchigia e quindi Houston non è che dice vabbè prendo Westbrook e ricostruisco intorno a lui, non l'ha mai fatto neanche da giovane, figuriamoci ora. Quindi, ni, ni, discorso Tate. Ragazzi, Tate è un giocatore di pallacanestro e già su questo io sono sicuro che non tutti noi, me compreso, ci avrebbe scommesso chissà quanto, non più tardi di un paio d'anni fa, i miglioramenti che ha fatto sono straordinari rispetto al livello da cui partiva. Si parla di un, di un giocatore che a livello atletico è molto sotto la media dell'NBA da un punto di vista dell'esplosività, da un punto di vista tecnico non è Stephen Curry al tiro, eppure regge il campo e mi sembra che stia tirando fuori una delle stagioni più positive tra tutti i Rockets di quest'anno, Dice, ci vuole poco, perché pare Pompei, eh, ok, va bene, le, le rovine proprio, però, però è, non credo sinceramente lui che, possa, che possano darlo via, non credo che lui possano darlo via, almeno mi sembrerebbe una, un errore importante, anche dal fatto che vuoi, che vuoi ricostruire, insomma, questo. questo, e poi, e poi, e poi c'erano degli altri beats di, 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 di Raffaele. Che risaluto e ri ringrazio di cuore. Dice nuova settimana, nuova top 5, uno, la too little celebration di Bridges nei confronti di Westbrook. Eh. Due, il ritorno degli Splash Brothers nell'ultimo quarto contro i Nets. Attenzione, perché tutti quelli che dicono: Eh, però Stephen Curry sta tirando male. Sì, sta tirando male. Ma chi se ne frega, cioè per me, Stefan Gary può fare anche 0 su 10 e io continuo a dargli l'ultimo tiro per vincere la partita. Le alchimie, i, i, la confidenza che i due hanno nel giocare insieme, se voi guardate la prima partita del rientro di Clay Thompson e l'ultima partita giocata dagli Warriors, sono molto migliorate e, soprattutto, cosa nella quale io non avrei scommesso niente col rientro di Clay Thompson gli Warriors non hanno perso Jordan Poole. Anzi, gioca di meno, ha meno responsabilità, ma non è meno efficace, non l'hanno completamente perso per la strada come io pensavo col rientro di Clay Thompson. Quindi è un'arma in più sulla carta, Jordan Poole potrebbe e dovrebbe essere una sorta di Sean Livingston fatte le proporzioni con gli Warriors che vinsero ai tempi. Capolavoro di Herr se riesce a non perdere Jordan Poole con rientro di Clay Thompson. Capo, e per ora ci sta riuscendo. Capolavoro. Capolavoro. 3. Le 10 vittorie consecutive dei Suns senza Ayton. E per la stagione regolare, secondo me, Aiton tutto sommato non ti serve. C'hai McGee, c'hai Biombo, c'hai Smith, ce n'hai quasi troppi. Tanto... Voglio dire, eh, ti basterebbe anche, anche Rosariol lì sotto, con i palloni che ti dà Chris Paul, anche Rosariol farebbe 15 punti. Per cui vanno benissimo. Il problema è ai playoff, dove secondo me quei soldi che i Suns non vogliono dare a Ayton potrebbero rimpiangerli. Potrebbero rimpiangerli. Perché Ayton è giovane e, e, e su questo fatto ci puoi lavorare a livello di consapevolezza. E lo puoi crescere lo puoi far diventare gli puoi far fare l'ultimo step che non ti possono più fare McGee e biombo perché perché hanno scollinato la metà della carriera so in fase no e quindi ormai più di quello non da, che è tanto ma più di quello invece ayton potrebbe ancora farlo e lì rischi di mangiarti mani gomiti braccia spalle e tutto se non glieli dai quei soldi lì e capisco che abbiano voglia di non darglieli perché i numeri di Hayton sono quelli di McGee, quando McGee gioca titolare al posto di Hayton, quindi lo capisco, però potrebbe essere un, un problema. 4. E parlando di Sans, la stagione di Chris Paul, tutti a elogiare giustamente LeBron, ma CP3 ha solo un anno in meno del re e domina. Stanotte, mi sbaglio, ha fatto tipo una roba come 19 assist. Eh, da una parte uno dice: Vabbè, però Lebron è chiaro che, che è, Lebron, cioè è, è un armadio che cammina. È, fino a poco tempo fa non ha neanche mai avuto grossissimi problemi fisici. Ora qualche qualche acciacco comincia cioè a lo è umano anche lui. Però insomma, Crispol, no, Crispol no. fisicamente è poco più di me. E io fo schifo fisicamente. Quindi, cioè, lì, lì siamo proprio a un livello di, di fosforo in testa. Io Chris Paul lo metto insieme a Nash, lo metto insieme a Stockton, lo metto insieme a quella gente lì e più di questi. Io ci metto white chocolate perché so convinto che white chocolate, se solo solo avesse avuto un minimo di... Su, su 100 parti di cervello una normale, ecco allora lì avremmo visto Jason Williams. Il problema è che su 100 parti di cervello nemmeno una era normale e allora è stato white chocolate, ma non è stato, è stato quello. 5. La rimonta da meno 35 dei Clippers sugli Wizards con l'impiegato di Catasto in formato di Mac, ma i 7 punti dell'impiegato di Catasto con tanto di tiro libero della vittoria e doppia, tripla col fallo. Ma che giocatore stanno tirando fuori? Da perché mancano tutti ai Clippers. Però i Clippers hanno un allenatore che a me non mi garba. Io non è che... Cioè, a me, però è un allenatore. È un allenatore. E quest, si vede, perché anche que, quelle, quelle cose lì, poi chiaramente le devi, devi fare a canestro, però, 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 l'avevi disegnata in qualche modo, soprattutto la seconda. E questa cosa ai playoff conta. Caro Frank Vogel, non sto dicendo che Vogel non sia un allenatore, sto dicendo che non lo stia facendo, Vogel non sta facendo l'allenatore al momento, sta facendo il vigile vigile tra l'altro non so a proposito di vigile avete notato che c'è una pubblicità di non mi ricordo quale marchio che sponsorizza i, i monopattini NBA dove nella pubblicità c'è il vigile che è il sorvegliante del collegio Pensa, io appena l'ho vista, ho voluto dire questa cosa perché appena l'ho vista quella pubblicità, io ho passato giorni e giorni a dire, ma io quello dove l'ho rifiuto? Ma chi è quello? Ma il vigile della pubblicità, dei monopattini, delle macchie? E poi sono stato fulminato da una consapevolezza, il sorvegliante di collegio. Capito il livello di, di trascitudine di queste live al quale possiamo ambire? Il sorvegliante di collegio. Basta. Andiamo avanti. Eh, nel frattempo, eh, che cosa era successo? Erano successi dei beats. Aspetta, erano successi dei beats. Erano successi dei beats e io l'avevo persi, erano successi dei beats di Gianfrullo. Che saluto e ringrazio. E provo a metterlo a schermo. Eccolo qui, eh, dimenticavo che anche vorrei vedere Garuba. Che senza remore ammetto di stravedere quasi come Shenzhen. A proposito, ma Josh Christopher per me è quasi meglio di Jalen Green. Ci vuole anche poco a essere me. Jalen Green, ragazzi, è imbarazzante. Jalen Green è imbarazzante. Perché se, se uno di noi, io non so come giocate a pallacanestro, io non, non lo so come giocate voi a pallacanestro, io ero un giocatore molto normale. Beh, non, non era un giocatore molto normale aveva una mano discreta ma era un giocatore molto normale se mi avessero dato l'atletismo di Jalen Green si sta a vedere che tipo di giocatore quello a, a livello di atletismo è, è numero uno io non so perché hanno, hanno chiamato Cole Anthony a fare la gara delle schiacciate e ancora non hanno annunciato Jalen Green mi voglio augurare che, che lo annuncino ma tutti se l'annunci ora è già bello e troppo tardi, va bene? E poi hai una selezione di tiro, non è neanche, dice, tira male, tira percentuali basse. La selezione dei tiri è da picchiare il, tavolo ogni il capo ogni tavolino. Questo, questo. Christopher è meglio da, da questo punto di vista, senza ombra di, dubbio, senza ombra di dubbio. Garuba, ragazzi, ma per quella che è. Ripeto è, è il paragone con Pompei: è, è per quello, insomma, io farei giocare. Ma che, che cosa c'hai da buttarlo dentro? Problemi fisici a parte, no? Al di là, al di, là di tutto questo. Signori, siamo ai messaggi riscattati, è passata solo un'ora e cinque, dovremmo aver belle finito la live da buoni 5 minuti, e invece si comincia ora con i messaggi riscattati. Spettacolo. Dice, 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 dice Mattia, Fraddo, ho saltato il tuo messaggio? Fraddo, ho saltato il tuo messaggio? Ma veramente? Ma ci siamo arrivati ora, eh, ai messaggi riscattati, per cui no, se avevi riscattato un messaggio... Non ci sono ancora arrivato. Se avevi messo dei bits o, o qualcosa, dimmelo perché allora sì, ti ho saltato. Eh... Moderatrice, boh. Speriamo che la moderatrice abbia capito e me, e me lo faccia sapere. Eh... No, no, era riscattato. Perfetto. Allora, allora, rimetto, rimetto i, gli infrarossi per parlare con la regia, i, i soliti messaggi che voi non potete percepire, ma che ci servono a noi per avere questa comunicazione in maniera discreta, senza interrompere. Dice Mattia 831, siamo nei messaggi riscattati e cominciamo adesso. Ciao Vedo, tu avresti delle proposte per migliorare lo star game, dalla selezione dei quintetti alla partita stessa, io avrei proprio la riforma, la riforma del progetto, tutto in toto proprio e Secondo me sarebbe un'idea, io sapete, ci vado sempre con i piedi di piombo quando dico queste cose perché mi rendo conto poi delle difficoltà organizzative: che quando sei un conto è criticare, un conto poi quando sei a falle le cose è sempre più difficile, però io su questa idea ma. ma ci credo talmente tanto e non te ne anticipo perché ci farò il video. Siccome sul video dello Stargame tanto non ci avrò niente da dire perché tutti gli anni è così, perché non c'è una partita. Per cui, che vuoi dire? Dici due o tre bischerate sulle cose che ti hanno colpito, quelle due o tre azioni, però poi non eh, è che ce devi fare. Allora io userò quel video per esporre la mia idea di riforma dello Stargame. Poi, Silver, se vorrai, te mi puoi telefonare, tanto qui telefonano Hani e Porci mentre siamo in live, nei video sempre, per cui poi ama anche te, non c'è nessun problema, e, e te, te la espongo in maniera no? esaustiva. Questo. Poi, dice Mick Rodman, ciao, vedo, ti scrivo mentre mi alleno, e nel mentre mi è venuto in mente, ma secondo te, Coach Pop si ritirerà mai e secondo te quando? Eh, io mi auguro per il bene di San Antonio che sia alla fine di questa stagione, eh, ma non perché lui non sia più in grado di allenare. Per me, lui resta uno dei migliori allenatori dell'NBA. È uno dei migliori allenatori della storia dell'NBA e è uno dei migliori allenatori attualmente in carica dell'NBA. Il problema è che in parte per. per il suo modo di vedere la situazione, in parte per i progetti di rinnovamento che riguardano San Antonio, il palazzetto e tutto il resto, fino a che lui non si ritira, il progetto stagna perché aspettano quel momento lì. Quindi mi auguro per San Antonio, però per tutto il mondo del basket: no ovviamente non, non, non piangerei eh, lacrime dolorose perché comunque sia dolorose, perché comunque sia si parla di, di un allenatore che, che la sua carriera l'ha fatta e ci ha regalato perle e soddisfazioni a non finire l'unica cosa che gli chiedo Popovic, Greg che tu ti voglia ritirare a fine di questa stagione alla fine della prossima o quando ti pare, mi va bene anche che tu non ti ritiri mai ma non andare a allenare da un'altra parte. Non lo fare, Tony Parker. Tony Parker si è rovinato la carriera, secondo me, con quella cosa di, di Sciallo. Non ha senso. Non, che senso ha? Onestamente, ma che senso ha? Ecco, questa è l'unica cosa che chiedo a Popovic. Eh, poi, se vuole, vuole allenare ancora un anno, due anni, tre anni, decide lui. Decide lui. Mi va bene tutto. Decide lui. Anche perché, ripeto, Purtroppo la squadra che ha a disposizione è quella che è, ma se li vedete giocare, se provate a vedere un attimino al di là del risultato il modo che hanno di stare in campo i San Antonio Spurs, ci si rende facilmente conto che Popovic oggi non è secondo a nessuno come il resto degli allenatori NBA. Poi è eh, la squadra e eh, quella è... Che ci vuoi fare? Poi... Eh, chi ci abbiamo? Matte31, siamo nei messaggi riscattati, eh? Matte31 tu che ne pensi della snicciata di Westbrook seguita da Tecnica Bridges, in generale gli Hornets che ne pensi? Eh, penso degli Hornets quello che penso del commentatore degli Hornets cioè una squadra che si esalta con, con niente in un niente e diventa veramente pericolosa. Come effettivamente è pericoloso secondo me il commentatore. Io se lo trovassi per strada, il commentatore avrei un po' di paura, secondo me, è un po' pericoloso. E, mi piacciono molto, soprattutto mi, mi piace il modo in cui sono riusciti a costruire una realtà interessante. Dal niente, perché veramente Charlotte per anni è stata il niente, e uno dice vabbè però ci hanno Michael Jordan, sì ho capito, per anni è stata il niente con Michael Jordan in tribuna a guardare, bah, quindi sono riusciti e lo devono alla Melo, secondo me perché i miglioramenti di Bridges, il fatto che comunque ci sia una squadra intorno, lo si deve al fatto che la Melo è, è stato propedeutico all'accendere un fascio di luci, di riflettori sulla situazione, e aiuta sempre questa cosa qui. Non penso che possa bastare così, perché poi l'appetito vi è mangiando, non mi stupirei, dico questo, se non a febbraio, ma d'estate, dovesse arrivare a Charlotte un big. Ci sono stati de dei rumors, che sono trapelati, piccole indiscrezioni, piccoli movimenti di mercato che da un punto di vista anche del salary cap possano far pensare che si stia lavorando per... Non mi stupirei, non mi stupirei. Da vedere chi, da vedere quando, da vedere... però non mi stupirei. Per cui occhio, occhio a Charlotte. Poi, poi, ma quanto siamo? No, ragazzi, siamo indietro a bestia. Bisogna mi sbrighi. Bisogna mi sbrighi. Dice: Oh, vedi che c'è Frad. Dice: Frad, vi lascio un allegato il mio articolo sulla sfida di domani dell'Olimpia Milano. Quindi, Eurolega, NBA Fashion. Il link lo trovate lì. New York dovrebbe scambiare Randall e dare un calcio nel sedere a Tibodo. Eh, allora, eh, allenatore meglio di Tibodo? Libero? Difficile allenatore più gestibile di Thibodeau, tutti, tutti, quindi Thibodo ha pro e contro, va bene? Il fatto è che New York è stata talmente niente, ma proprio niente, negli anni passati, che quello che Thibodo ha fatto l'anno scorso non è che ha acceso le speranze, cioè è, è diventato Dio in terra, per cui da lì a dire dopo mezza stagione di disastri, che è stata quella di quest'anno, si butta all'aria ogni cosa e si riparte da zero. Capisco che anche New York, che sono bravi in questo, a buttare all'aria ogni cosa e ripartire da zero, capisco che abbiano qualche, qualche perplessità al riguardo. Posso dire che Randall, se non capisce, che se dovesse proseguire in questo suo atteggiamento e protesta contro tutto e contro tutti, e quindi dovesse essere scambiato, di fatto la sua carriera NBA è finita, lo deve capire perché è un giocatore troppo forte per non capire questa cosa qui. La carriera di Randall era già quasi finita dopo i Lakers perché lui arrivò ai Lakers dovendo essere uno dei giovani prospetti. Poi la cosa è andata male e la sua carriera aveva già preso la via del dimenticatoio. Questa chance che ha avuto con New York è stata importante, l'ha riportato a essere considerato un all star e non può ora giocarsela per, del, mo, per delle motivazioni terze, il fatto è l'ETA o giornalisti, e che, perché poi è un attimo che. che, che il giorno prima eri Rendol e il giorno dopo sei De Marcus Cousins. È un attimo, fortunatamente non ha avuto problematiche fisiche particolari, perché sennò no era già De Marcus Cousins, ma è un attimo. Per cui è una situazione complessa di stallo e per la prima volta nella storia non, non do tutte le colpe alla dirigenza. La dirigenza dei Knicks e le varie dirigenze che si sono succedute negli anni, hanno avuto tutte le colpe possibili e immaginabili, loro ce l'hanno avute tutte. Ora, non lo so quanta colpa gli darei. Forse poca, forse nessuna. Perché hanno fatto quello che potevano, cioè eh, hanno, hanno creduto nel progetto dell'anno scorso, ci voleva poco, a credici, ma l'hanno fatto, e hanno assecondato le richieste che arrivavano. Ecco, gli vuoi trovare una colpa a Fournier. Fournier dice, ma Fournier mettiamo anche il caso che l'abbia voluto tipo, non credo, però magari un giorno si è alzato, ha battuto il capo in un travetto di muro e, e, e dice voglio Fournier, non glielo compri. Dice no, non glielo, ti misuri la febbre, mi fai vedere che non l'hai a 42 e poi si compra un altro, perché questa è l'unica... Però sapete che io e Fournier abbiamo delle difficoltà proprio di interazione personale dice Jack Blue, ammetto di aver lanciato il telecomando ieri sera con Detroit, abbiamo perso per la partenza iniziale 15-0, sono convinto eh, Detroit ragazzi, Detroit volevo vedere una cosa di Detroit a proposito, ve la volevo dire ma mi sono dimenticato poi di, di dirvela aspettate eh, mi sono dimenticato di segnarvela eh... Cunningham ha fatto 19-10-10 stanotte Kate Cunningham ha fatto 19-10-10 quindi tripla doppia ha tirato 6 su 21 dal campo come è possibile che tu possa fare una tripla doppia neanche Westbrook neanche Westbrook una cosa di questo genere però ripeto, al di là di questo Cleveland non, secondo me non si deve... Non si deve preoccupare, passi falsi, eh, difficoltà, problemi. I, i, il progetto è talmente buono, è talmente valido e è talmente solido, soprattutto, che secondo me non c'è niente che possa minimamente interferire con la cosa. Assolutamente. Sono convinto io di questo. Eh, C'erano due abbonamenti. De Gambi 2 se è abbonato, lo ringrazio. E i conte. I conte sesto mese. I conte che presuppongo che si legga proprio i conte. Come, come lo leggiamo noi, in talk, perché se no sarebbe tipo Ai Conte, che potrebbe essere un'applicazione un della App. Ma non credo. Grazie mille. se è abbonato, sesto mese. Ci vedo prima di tutto complimenti per il lavoro. Secondo te dove dovrebbe andare il gallo per provare a vincere questo benedetto anello? Saluti dalla vicina Firenze, quindi ho la certezza che si legga i conte. Perfetto, è difficile, difficile, difficile. Purtroppo c'è un problema. Io lo vedevo anche ieri sera. Gallinari, secondo me, non, non si è mai ripreso dall'ultimo problema serio fisico che ha avuto. Gallinari corre esattamente come succedeva con la nazionale l'ultima volta. Io lì pensavo, mi auguravo che fosse un problema momentaneo e per ora e sono passati tipo sette mesi è uguale corre su, sulle uova come se uno camminasse su, su, su una, una stesa di uova capito per non rompere corri tutto è un problema dal punto di vista fisico è un problema questo nulla toglie alla proprietà tecniche e alla validità del giocatore però se le condizioni fisiche sono quelle ha bisogno di un progetto in cui lui possa essere veramente la ciliegina sulla torta. Non ce ne sono tanti di progetti del genere. Cioè, tipo, tempo fa, anni fa, si parlava dei Lakers. No, no, vai, ai Lakers è finita, è finita, cioè, no. Lui ha bisogno di entrare in un progetto oliato, che funziona, ha bisogno di Phoenix, per dirne una, in cui lui, in uscita dalla panchina, Pochi minuti di qualità senza la necessità di mettersi troppo in mostra, perché secondo me la cosa che sta rovinando la stagione di Gallinari ora è il fatto che lui avverta a Atlanta la necessità di mettersi in mostra per farsi vedere, per dire, oh ci so, per dire se qualcuno fosse interessato anche a uno scambio, ci so. E questa cosa lo sta penalizzando perché a volte è costretto a forzare per pe vedere di mettersi in ritmo. Per... Lui dovrebbe, secondo me, ritrovarsi, ripeto, in una Phoenix in cui la squadra è già pronta per vincere di per conto suo. Ha bisogno magari di qualche sicurezza, ha bisogno di un veterano. Ha bisogno... E allora lui entra senza necessità di mettersi in mostra facendo quello che sa fare meglio, miglior tiratore di tiri liberi della, della, della Lega, uno dei migliori tiratori da tre punti della Lega, e lì può, può ancora dire la sua abbondantemente. Lo meriterebbe l'anello? A voglia se lo meriterebbe, lo vincerà? Eh. L'unica cosa che gli auguro è che, eh, cioè, che non gli auguro è che con quest'idea di dire inseguo l'anello, inseguo l'anello, inseguo l'anello non faccia troppo tardi a tornare a Milano perché potrebbe capitare che inseguo l'anello, inseguo l'anello, inseguo l'anello torno a Milano troppo tardi, non vinco manco l'Eurolega e invece ora sarebbe il momento in cui va bene, non vinco l'anello, torno a Milano, vinco l'Eurolega e quantomeno mi prendo una soddisfazione che pochi si sono potuti prendere l'Eurolega da protagonista con la maglia della tua squadra Tanta roba, questo al di là, al di là di tutto. Eh, chi ci abbiamo? Siamo nei messaggi riscattati. Siamo nei messaggi riscattati, Beniamino 00. Ci io colto l'opportunità per salutarti e ringraziarti della qualità che ci porti sempre sul canale. Sono io che ringrazio voi. Volevo chiederti perché secondo te ormai nessun giocatore importante vuole più partecipare alla gara delle schiacciate. Prima era piena di giovani campioni mentre eh, eh, giovani campioni guarda MJ o Kobe per dire i più celebri, invece adesso zero assoluto. E questa è, secondo me, uno de, degli aspetti più lampanti del fatto che questo maledetto progetto dello Star Game come è stato pensato ora fa schifo fa schifo posso dirlo fa schifo siccome critico tanto la LBA giustamente perché secondo me se lo meritano quando c'è qualcosa che sbaglia l'NBA secondo me non gli va fatta passare perché su 100 cose 99 le fanno bene quelluna che sbaglia gli va detto la sbagli e secondo me il progetto di ora dello Star Game è come le maglie fanno schifo Fanno schifo, ora voi guardate magari i magari più giovani di voi, recuperatevi uno Stargame degli anni '90, quelli in cui il requisito era ognuno porti la maglia più Tamarra che ha della propria squadra, la versione più Tamarra. Era uno spettacolo delle meraviglie della natura, quella sciapezza di maglie che hanno fatto ora, tutte anacquate. Fanno schifo, onestamente. È Opinione mia personale, però, ecco, allo stesso modo lo Stargame. E quindi c'è anche questo fatto della gara delle schiacciate. Ma nella grande riforma che lanceremo noi qui sul canale, c'è un pensiero importante anche per la gara delle schiacciate. Perché io, io ci sono cresciuto con la gara delle schiacciate. Io l'All Star Saturday, tanti anni mi sono alzato esclusivamente per la gara delle schiacciate. Poi vedevo anche tutto il resto, perché tanto ormai ero sveglio. Ma il motivo che mi faceva alzare era la gara delle schiacciate. Quindi c'è un posto nel mio cuore per la gara delle schiacciate, questo, e ve lo dirò poi quando, quando faremo il coso. Se è bloccato l'aggeggio, eh, si è bloccato l'aggeggio, bloccato l'aggeggio e dice vabbè ma tanto ti mancavano poi i messaggi, eh, no, ne mancava tipo 80, eh, bisogna riavviare l'aggeggio, quindi prendiamoci questi secondi di, di pausa e in cui facciamo finta che tutto funzioni e che la tecnologia mi assista in maniera direttamente proporzionale ai soldi che ci spendo, anche perché se no verrebbe la voglia di raccattare ogni osa pallottorale, tutto e buttare tutto dalla finestra. E eh, vediamo se riavviando l'aggeggio l'aggeggio avesse voglia di ripartire. Eh, vedi? Vedi? Basta, ma che, che, che ci vuole. Dice Abzaz 00. Cioè, non mi piace il discorso GOAT perché è troppo soggettivo e troppo difficile paragonare giocatori di epoche e ruoli diversi. Tutti parlano sempre di LeBron e MJ, ma nessuno parla mai di Karim Abdul-Jabbar, che ha una carriera non inferiore a nessuno dei due per premi individuali, di squadra, record personali e longevità. Però, se quest'anno LeBron dovesse far vincere questi Lakers, non avrei dubbi che sarebbe lui il GOAT. Sarebbe un impre eh, sarebbe un'impresa credo senza precedenti e lo direi da fan di MJ sono d'accordo con te sapete che io ho la mia visione personalissima e, e mo molto molto no, se sentimentale del, del discorso del GOAT però sapete anche che penso che al netto di tutto non sia impossibile fare i paragoni tra giocatori di epoche diverse per cui lascia sempre il tempo che trovo ma siccome questi Lakers sono l'anti-basket, e già un ampio capitolo di questa live ho dedicato a, ai miei improperi contro i Lakers, per cui non riapro l'argomento, se ce la dovesse fare, non può, non può farcela, non può fa perché nessuno può farcela, non, è, es non esiste. Se dovesse succedere, a meno che non vincano i Lakers perché tutti altri si rompano. Succede succede anche questo tipo quello che fanno vedere sempre a mai dire eh, di, ma non mi ricordo neanche se era mai dire gol se era mai di non so che cosa quello dei de fatini che gli muoiono tutti quelli davanti e lui vince da solo perché quelli davanti sono morti tutti ecco se, se, o succede quello o se no LeBron, LeBron Got assolutamente come si chiamava quello lì Chate quello lì dai su Chate come si chiamava capite che io già ho la memoria che ho in più, qui si parla dei pattini, non è neanche parla canestro, Bradbury, Bradbury, esatto, Steven Bradbury, esatto, o, o ai Lakers gli capita come a Stephen Bradbury, o eh, LeBron, esatto, esatto, vedo che siete ferrati sulla cultura generale, bene, mi fa piacere. E Poi, poi, poi dice Edo The Truth: Ciao, Edo. Nell'ultimo periodo sto tornando in fissa con i Jail Blazers. E mi sono convinto di una cosa. Se i Blazers avessero avuto Scottie Pippen e Arvidas Sabonis nel loro prime, avrebbero battuto Shaq e Kobe. E mamma mia, se Shid avesse avuto un cervello altro che Tim Duncan: Assurdo che non sia ancora nella Hall of Fame. Che ne pensi? Allora, Rashid se io vi devo dire eh, un giocatore che dal punto di vista del cuore eh, sta dietro a lui, nella mia... Nella mia Dov'è? Lui? Nella mia... No? Eh, è, è Rashid. Quindi, quindi è inutile no? che, che io mi, mi dilunghi su Rashid, sono perfettamente d'accordo. Sabonis, eh, il problema di Sabonis eh, non era neanche il fatto di non essere... Lui è arrivato tardi in NBA. Eh, al giorno d'oggi non sarebbe successo mh, perché al giorno d'oggi lui sarebbe arrivato da giovanissimo all'NBA lui ci è arrivato tardi perché era un altro momento un'altra epoca un altro contesto culturale ma ehm, parlare di sabonis e di contesto culturale mh, secondo me vuol dire fare un torto alla birra eh, il problema fondamentale era la birra che io sono anche convinto che un Sabonis completamente astemio non avrebbe giocato come ha giocato effettivamente Sabonis, perché quel tasso alcolemico secondo me gli dava quel, quel non so che in più, e, cioè è così, è così, fa parte del personaggio, è inutile stare a chiacchierare, quindi sì, però... Eh, i, i, ci poteva anche stare il paragone perché comunque Pippen era quello inquadrato il copyright della situazione e Arvidas era quello eh, più, più sciachillo onnileggiante della situazione non avremo mai una controprova però se metti insieme quello che è successo a quei Portland Blazers, e poi anni dopo quello che è successo a Oden e Brandon Roy capisci che eh, se Portland si chiama la Rip City... Un motivo tutto sommato ci potrebbe anche essere un po', un po' di sfortuna, un po' di coincidenze astrali sfavorevoli ce l'hanno avute nel corso proprio de dell'evoluzione della, della franchigia, i jailblazer. Eh, tu tutti ovviamente si ricordano i, i bad boys dei Pistons, ma i jailblazers erano quasi lì, eh, come cattiveria agonistica. Era uno spettacolo delle meraviglie, ho visto arrivare un Boban, no, un, chi era? Un Mefiondu, ho visto passare Mefiondu, era Nico Jardix che si è abbonato eh, sesto mese, lo ringrazio di cuore, ci cioè, avete complimenti per quello che fai. Eh, quale sarebbe secondo te il miglior duo attuale all time? Io su all time non ne ho idea, ma attuale secondo me Karriannis. Eh beh, attualmente, attualmente forse sì perché prendi il freak più assurdo dal punto di vista atletico che ci sia nell'NBA e il giocatore tecnicamente più incredibile della storia forse dell'NBA quindi se li metti insieme che cosa fai? vai a marcare Stephen Curry a metà campo o chiudi l'area per evitare che Giannis ti passi sopra tipo carpiato eh, eh, sì, sull'attuale sono d'accordo anch'io all time... All time, probabilmente ci devi inserire Will Chamberlain facendo un torto a tanti altri, ma probabilmente ci devi inserire Will Chamberlain. E forse ci devi mettere Michael Jordan, boh, forse Will Chamberlain. Però boh, eh, lì dipenderebbe anche da come, da come vorresti giocare. Quindi è sicuramente più, più complessa la cosa. Poi c'era Luca 24299 o forse 24299, meglio, che si è abbonato, lo ringrazio di cuore. E, e poi c'erano degli altri messaggi riscattati, per cui continuiamo anche perché la lista mi pare ancora lunga. Eh, dunque, dice Mirko Bab 1971, ciao vedo! Complimenti per tutto quello che fai, grazie. Domanda secca: mi fai un'analisi dei Clippers? Quali prospettive Leonard rientrerà mai? Eh, io non darei per scontato. Anzi, prima si parlava del fatto che se tornano Leonard e George, i Clippers possono essere una contender. E io ho detto, paradossalmente, anche se non hanno mai giocato insieme, eh, eh, insomma, si parla di due dei migliori giocatori, potrebbero, potrebbero. Io però, all'atto pratico, non mi sconvolgerei se la fine de della, della telenovela Hawaii Leonard fosse che torna con un'altra maglia, perché l'ha già fatto, l'ha già fatto a San Antonio, eh, di stare fuori tanto e poi allungare i tempi di recupero, e poi ancora, e un altro pochino, e poi Toronto. Quindi, poi si parla dei Clippers, ricordiamoci sempre che si parla dei Clippers, quindi... Eh, ci, potrebbe, ci potrebbe anche stare per ora eh, chi, 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 chi è difficile è difficile onestamente fare fare un'analisi anche perché analizzi la squadra di reggie jackson e che, um, i, I Baja da, da lungo, cioè è difficile. Io per ora l'unica cosa che posso analizzare è il fatto che comunque hanno un modo di stare in campo. Hanno un allenatore dietro con la sua visione di pallacanestro più o meno condivisibile, ma hanno un modo di stare in campo e hanno tanti ottimi elementi di contorno. Io penso che questi ottimi elementi di contorno, se riuscissero veramente a poter giocare con le due punte, ci potrebbero far divertire. Però lì la verità secondo me non la sa nessuno probabilmente neanche i Clippers forse neanche Hawaii perché conoscendo il tipo che è Hawaii lui è capace che non ci stia minimamente pensando al futuro lui pensa che oggi deve fare tanti esercizi per tornare in forma e poi se un domani gli dicono sei pronto ma lui in quel momento lì pensa di dover andare a giocare a Charlotte va a Charlotte e questo è un po' il fatto di avere a che fare con un personaggio sicuramente fuori dal comune nel bene e nel male vediamo per ora non ci sono non ci sono segnali incoraggianti dal punto di vista del ritorno di entrambi però quando hanno chiesto a Tyron Lou lui ha detto il fatto di riaverli tutti e due per i playoff al momento non ci possiamo non, non, cioè non è che possiamo programmare questa cosa e quindi basarci su questo per, però potrebbe essere un'evenienza un'opportunità incrociamo le dita per, per il bene anche di, di tutti, penso, perché insomma ci, ma, ci sta mancando tanto. Quando poi è tornato Ray Thompson ce ne siamo accorti di quello che ci è mancato, quando tornerà Kawhi ce ne renderemo conto di quello che ci è mancato in tutti questi anni, tanto, tanto. Kawhi ha portato da solo Toronto, da solo no, però ha, ha portato Toronto, che era una buona squadra, a vincere l'Anello. Dice Mister Joe 10: Ciao, è la prima volta che scrivo in live, sono un novellino del basket. Benvenuto, ben arrivato. Siamo tutti più o meno novellini di, 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 di qualcosa in genere. Io sono un novellino di Twitch, per esempio e quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca ho appena finito di leggere il libro di Magic Bird meraviglioso, è stata la più grande rivalità di sempre per te con un fisico sano Bird sarebbe potuto diventare il GOAT e McHale entra nelle prime power forward della storia non viene mai nominato dai grandi del suo ruolo secondo me perché eh, gli è sempre mancato un po' di spendibilità mediatica a McHale cioè... Non era un atleta straordinario, quindi uno di quelli che highlights da, da top 10 all time. Non era un, un, un istrione dal punto di vista mediatico, e quindi uno di quelli che attira anche no, gli approfondimenti, le leggende, narra, e quindi è sempre rimasto un po' nel, nel. però è a tutti gli effetti una. io lo metto ai livelli di quelli che si lottano i primi posti: Duncan, Malone, Garnett e quella gente lì. Ci sta ampiamente, ci sta ampiamente. La rivalità Magic e Bird purtroppo, secondo me, non, ha, non è riuscita a esprimere il massimo della sua potenzialità per problematiche fisiche di entrambi. Eh. E quindi ci hanno tolto un po' di anni di Magic e Bird, ci hanno tolto un po' di anni di Magic e Bird non è potuto essere quello che veramente avrebbe potuto, eh, perché anche lui ha sempre combattuto con una serie di problematiche fisiche impressionanti. E nonostante questo, quando si fa la lista quella virtuale dei GOAT, Larry Bird ce lo metti tra quelli che possono ambire, quindi immaginiamoci. Che cosa sarebbe stata lì? Non solo c'era la, la rivalità Larry Bird e Magic Johnson, ma c'era la rivalità nella rivalità perché giocavano a Boston e Lakers, Celtics e Lakers, che, sono, che è la rivalità per eccellenza. Quindi era proprio, cioè, era proprio il massimo del massimo. E poi è anche una rivalità secondo me che ha fatto particolarmente la storia perché subito dopo è arrivata l'era Michael Jordan e Quindi è arrivata una nuova linfa di, di, di giocatori, di, di, no di giocatori di tifosi nuovi. Che si sono appassionati alla pallacanestro per via di Jordan e che hanno recuperato quello che era successo poco prima, cioè la rivalità. Per cui ci sta, ci sta, che sia tra, tra le più grandi se non la più grande. Dice: dice Ita Darklight: Sono il solo che è ancora sul carro di Hate Cunningham. Oh, a me Kate Cunningham, ragazzi, mi garba, cioè io lo critico tanto, perché mi garba e non capisco, c'ha anche la... nell'ultima... un paio di domeniche fa, Sky dette, nell'NBA Sundays, una partita di Detroit, e tranquillo... E... No? sai, non mi ricordo se era tranquillo o se era... insomma, in, in telecronaca dissero che il tiro eh, è una... insomma, il tiro è il lato debole, la lacuna, dove deve migliorare... No! No! Kate Cunningham è sempre stato un grandissimo tiratore. Ma avete visto Kate Cunningham in Enzi è grandissimo tiratore. Non sto scherzando. E, e le percentuali di quest'anno sono a ribasso, ma perché sta avendo difficoltà col nuovo impatto fisico a livello più alto. Ma non è che lui deve mettere su il tiro. Kate Cunningham è un grande tiratore, sempre stato. Il fisico c'è. La visione di gioco c'è, il carisma c'è. C'è tutto, c'è tutto. E quindi il fatto che forse il fatto che non ci sia una squadra lo sta penalizzando. Però chi, chi, chi ce lo dice che magari, no? Bancheros, Dick Bay e Cade Cunningham non siano i prossimi big three. Chi, chi ce lo dice? Chi ce... Paolo Bancheros, Dick Bay e Cade Cunningham. Il mulino che vorrei. Vediamo, vediamo. Però, nonostante questo, ora a volte tira fuori delle prestazioni in cui ti viene da, da chiederti ma perché delle palle perse di una banalità per un giocatore o la sua intelligenza che non capisci, ripeto, mi do la colpa, do la colpa ai... dice già, ho dei compagni talmente scarsi che alle volte io proprio non ce la fo'. Non ce la fo' e perdo il pallone a quell'altri pur di darlo ai miei. Lo posso capire. Questo. quanto siamo indietro a bestia, dice So Dennis. Ciao, ti seguo da tempo e complimenti. Grazie, grazie a te. Il mio interesse per il basket è cresciuto. Ma Your Seven può avere un bel futuro in NBA se si riesce a liberare da Miami. Io, questa cosa purtroppo non la concepisco, l'avevo già ridetto. Non capisco come sia possibile. Ora è entrato nel protocollo COVID, va bene. Ma non capisco come sia possibile che tornato a De Baio Your Seven debba giocare. 0 minuti. Da noi non è così, cioè da noi quando il titolare di una squadra subisce un infortunio e sta fuori del tempo, quando ritorna, se nel frattempo la riserva è cresciuta e, e ha preso il ruolo da titolare, se l'è guadagnato, lo mantiene e il titolare deve sul campo riguadagnarsi i, i, i galloni da titolare, va bene? In NBA non è così, non è mai stato, mai lo sarà perché è una cultura diversa. Nel momento in cui è tornato a Debaio, Your 7 va in panchina e a Debaio torna a titolare. Io non mi aspettavo niente di diverso, ma dall'essere in panchina e giocare lo 0 minuti, secondo me ce ne corre. Cioè non, è, non esiste che non possa avere 0 minuti, non, esi non esiste per cui spero che prima o dopo riesca a trovare una sistemazione altrove, perché Spelstra ha un legame particolare con Adebayo dal punto di vista tecnico, è proprio il centro perfetto per il gioco di Spelstra, e quindi lì giocherà Adebayo finché ha gambe. Eh, però Yurseven è un gran bel giocatore, per certi aspetti è anche più futuribile di Shang Gun. E, e io a Shingun ci credo tanto, quindi sì. Poi, 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 che ne pensi di Aio Dosumnu? Ragazzi, purtroppo è capitato anche lui in un contesto dove Lonzo, Kobe White, Dosumno e ce n'è poco po per gli esterni. Poi la Vin, purtroppo c'è. Po Poteva andare a Houston, Aio. O oh, Aio a Houston, a parte lo scioglilingua, secondo me sarebbe stato un candidato rookie dell'anno. È uno di quelli che se, se te prendi, prendi Anthony Davis, gli apri il cervello, ci metti dentro Aio, chiudi il cervello e diventa il giocatore più forte della lega. Da un punto di vista di. Questo. Poi. Eh, dice Roz 12 Warriors, Curry, Clay, Durant, Green e Wilt, praticamente imbattibili. E eh beh, anche loro rientrerebbero, lì non l'avevo nominati perché si parlava di Celtics, Lakers e Bulls, ma anche loro rientrerebbero, e se poi pensi anche che 4 dei 5 hanno realmente effettivamente giocato insieme, allora lì ti spaventi un po'. Certo è che il quinto non è che dice, vabbè, aggiungo un quinto, aggiungi Will Chamberlain, Will Chamberlain, eh? quindi fa la differenza avere Will Chamberlain o Zaza Pachulia, oh, o chi c'era ai tempi lì, o Bogut, o chi parla loro, eh, fa la differenza, eh, però anche loro se la giocherebbero, se la giocherebbero, loro avrebbero bisogno anche di, di un, 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 altro, un altro, una gestione tecnica particolare, cioè avrebbero bisogno anche di Her e di quel tipo di giochi, eh, invece gli, gli altri in panchina ci potrebbe stare anche Pluto, capito? Eh. Poi, poi, poi se l'aggeggio ci assiste, dice Filippo R, altra domanda, quanto impatto ha Coach Finch nella positiva stagione di Minni? Occhio a Vanderbilt che difende come un pazzo l'anno prossimo i cinesi e lo rende il miglior difensore del gioco, penso anch'io, su quello dei cinesi sono d'accordissimo, eh, c'ha de, dei meriti, secondo me c'ha dei meriti, è stato anche fortunato aver pescato Edwards, bravo slash bravo fortunato perché comunque non è che te lo danno di default, lo scegli. Ma ha dei meriti perché è riuscito a far diventare un branco di ottimi giocatori una buona squadra. Ora, manca ancora, Anthony Edwards deve giocare su, su base stabile quotidiana come gioca a volte. Per rendere Minnesota una contender, perché quando Anthony Edwards gioca, quando c'ha le partite come c'ha lui, a volte Minnesota è una contender. Il fatto è che ce l'ha una ogni 5, 6, 7 eh, di quelle partite lì, eh, e quindi Minnesota non è una contender, ma in quella singola partita, se lui riuscisse a fare il salto di qualità, Carl Anthony Towns non mi sta dispiacendo. Non mi sta dispiacendo. Non sempre Gioca o Ma giocato stanotte purtroppo per lui, però non mi sta dispiacendo. E io avrei altre opzioni bellicose sul mercato, ma a questo magari ci torniamo. Poi. Dice, dice, AXAGON, ciò vedo, premetto che ho ripreso a seguire l'NBA dal 15-16 e direi di aver avuto molta fortuna considerando che stagione ne è uscita fuori abbastanza, io, io penso un alieno che inizia a seguire proprio da zero la pallacanestro la canestro della stagione 2015-2016 dice ma, ma cosa ho trovato, ma che è? E, e invece è stato molto fortunato, ecco, te hai ripreso quindi sapevi già che non tutte le stagioni erano in quel modo però. Eh, da allora non ho mai visto un periodo di strapotere come quello avuto da Steph lo scorso aprile. Volevo chiederti per quali altri momenti. Ah, per te, quali altri momenti del genere ci sono stati? Allora, qualcosa c'è stato in passato, anche da quando ora le prime che mi vengono in mente. Io mi ricordo una sfilata di 40-50 di Hobby Bryant. Imbarazzante, imbarazzante, dominio totale assoluto, mi ricordo brani di alcune stagioni di Gilbert Arinas, Gilbert Arinas a Washington, brani di stagioni in cui non ci potevi giocare perché lui faceva 50 sempre e comunque e se te riuscivi a andare punto a punto lui ti segnava il canesso della vittoria sempre e comunque, quindi... Eh, poi, vabbè, questi i primi così, beh, transitori, poi ci sono stati dei, dei brani di, di Pallacanestro, di Sheck, eh, però non ha mai avuto, secondo me, una, una costanza, eh, anche, anche all'interno di una stessa stagione. Ha avuto delle partite in cui te ti dovevi, and dovevi andare via, perché sennò no finivi, finivi dentro il canestro. Eh, però... Ce ne sono state anche altre, eh, McGrady di Orlando. McGrady di Orlando: tra tra alci di McGrady a Orlando, impressionanti. S sto parlando qui di prestazioni singole, eh? prestazioni singole, no? Di squadra. Eh. Eh, sì, questi quelli che, che mi vengono in mente che gli possano assomigliare, ognuno con le sue caratteristiche, ma dei momenti in cui effettivamente. A volte anche Damiano. A volte anche Damiano. Ci sono quei periodi di, di, di tot partite in cui te sai che se giochi contro quel giocatore, in quel momento lì, te l'unica cosa che puoi fare è sperare che quella partita non finisca nel libro dei record, perché è molto probabile che. Che tu perda e che lui faccia 50. Se poi ti dice particolarmente male, lui fa 80. E eh, oh, oh, eh, allora lì è un problema. Perché poi tutti si ricordano che giocava contro i Raptors. Poi, 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 dice Rikitab. Come lo vedresti, Danilo ai Mavs: è una squadra che va piano, al ritmo di donci e parla una lingua tecnica simile alla sua. In ogni caso, domando sui Bulls: cosa manca davvero a questa squadra per ambire al titolo? E se manca qualcosa. Ah, e se manca qualcosa? 3. Ma quando sono belli i miei Grizzlies, più avendo delle defezioni, sempre mantengono un concetto di squadra che corre e va in contropiede, tutti agiscono per quel che devono. Sui Grizzlies assolutamente sì, se ne è già parlato, quindi non mi ci dilungo, ma sono d'accordissimo con te. Eh, Gallinari ai Dallas, Mavericks. Sì, dal punto di vista tecnico sarebbe probabilmente il contesto migliore per tutto quello che hai detto te e non solo anche proprio per il modo di giocare che hanno, sarebbe il fatto è che in base a quello che si diceva prima Dallas può vincerlo un anello ma non, può, non si può dire che oggi Dallas è una contender effettiva che è una di quelle favore e quindi rischia di perderci de del tempo degli anni e donci ci ce l'ha degli anni per poter arrivare all'anello. Gallinari no. Questo è l'unico motivo che mi farebbe un attimo Gallinari ha bisogno se lo vuole vincere di vincerlo quest'anno. Ti vorrei dire il prossimo anno, ma quest'anno facciamo quest'anno per sicurezza e non credo che Dallas quest'anno possa vincere l'anello. Questo è l'unico motivo per cui per il resto. Invece sui Bulls per me i Bulls di quest'anno sono una contender quando sono tutti sani, però gli manca il giocatore di riferimento. Gli manca Hawaii. Gli manca Hawaii. Kawaii, prendi Hawaii, lo metti a fare i 4, perché a quel punto lì farebbe i 4. Vucevic, Kawaii, The Rosa, Lavin, Bull. E allora eh, c'era poi. Da un punto di vista di caratteristiche tecniche non è neanche troppissimissimo dissimile, sto facendo un azzardo tremendo eh, ma non è neanche troppissimissimo dissimile da Patrick Williams, però poi è tutto il resto che cambia, Kawhi è, è quello che ai playoff ti fa fare il salto in avanti e Patrick Williams però non ha mai giocato, quindi di di sta e poi manco gioca perché è rotto, per cui di essi parli, però questo. Eh, poi, poi, poi Adinolfo. Che saluto, non scherziamo. Sabonis, più grande giocatore alcolista della storia per distacco. Al secondo posto, la moglie. Assolutamente vero. Però vedi, perché Adinolfo, essendo della mia generazione, sa di quello che parlo. Sabonis, se fosse esistito nell'epoca dei social, ma sarebbe diventato. Ma il, il, il più seguito su, su TikTok che, che, che Kabil. Scansati, proprio. Cioè Sabonis Sabonis. Chi non l'ha vissuto, secondo me, non, non può capire che cos'era Sabonis. E noi, comunque sia, l'abbiamo vissuto dal di fuori. Chi l'ha vissuto veramente? Che ci ha fatto squadra insieme. Che ha capito che cos'era Sabonis anche al di fuori del campo nello spogliatoio. È, eh, ragazzi, Ragazzi, ti ripeto: eh, ti viene da dirgli se, se non ci avesse avuto la birra. Ma probabilmente, se non ci avesse avuto la birra, non sarebbe stato Sabonis. Quindi, io, io tornassi indietro, non gliela toglierei neanche. Sono sincero. Questo, e poi ci abbiamo. Ci abbiamo Omino Stonks, Shaido Fanta Basket. Che ne penseresti di Zion da 5 ai Suns? Troppo piccino troppo piccino, sarebbe assolutamente inseribile nel gioco di Phoenix e gi ne gioverebbe alla sua carriera in una maniera straordinaria, però a parte che sì è fantabasket per troppi motivi, ma Phoenix ha bisogno per esprimere il meglio della sua pallacanestro in difesa, perché in attacco non ci sono problemi, in difesa ha bisogno di un intimidatore difensivo e quindi di una pertica sotto il canestro importante. E quindi quello è l'unico. Eh, Zion è 6'9, eh. 6'9 con le scarpe, forse anche 6'8. E poi è un carro armato, per cui ti viene la voglia di metterlo da 5. Però 6'8 spesso è un 3. A volte, è una, a volte è in play sono 6'8. Quindi immaginiamoci. Sì. Questo è l'unico. Poi, poi, Roz 12, vi evidenzio il mio messaggio per ringraziarti e salutare tutta questa stupenda community. Vai a riposarti a giovedì, ma anche perché so due ore, ragazzi. Quindi, io ringrazio di cuore eh, Roz 12 e in generale tutti voi, perché anche stasera, come tutti i lunedì, si è fatto un orario che roba da chiodi. Per cui, io mi rimetto in mezzo per cominciare a salutarvi. Si è finito tutto, si è fatto due ore di live c'è questa fotocamera che è rovente, speriamo che non ci abbandoni anche lei, eh, io, io vi ringrazio di cuore di esserci stati, eh, Cisalin, che mi sa di Casalini, ma dice non era 6,6 Zion, mi fa venire il dubbio che fosse 6,7, 6,6 mi sembra di no, però sono indeciso tra 6 e 7 e 6 e 9. Ora, col fatto che quest'anno non gioca, non voglio mai a vedergli le statistiche quindi non vedo mai neanche quanto è alto, il pe peso e tutto il resto. Mai mm, hai fatto venire il dubbio sul 6 e 7. Approfondiremo, approfondiremo questa cosa. Ehm, dice Morel: quando aveva iniziato il messaggio mi diceva: che, Eh, no, 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 no. Quando succede queste cose qui è perché hai scritto delle parole che a Twitch non gli garbano. Tipo Belinelli non gli garpa. Ho scoperto perché ha a che fare con un'accezione genovese, ligure del termine che è Twitch non, non... Ma non c'entra niente in moderazione... Eh, ogni tanto ci sono delle parole che eh, no, non gli garbano. Tutto qui. 6 e 6, ma se hai ragione, non ci credo, io devo andare a vedere e poi ci si saluta, ma io che Zion sia 6 e 6 non ci voglio credere, Zion Williamson. Allora RealGM lo dà effettivamente 6 e 6, ma veramente, vediamo NBA.com, NBA.com lo dà, lo dà, lo dà. Non lo dà 6 e 6. Ma veramente, ma 6 e 6? Ma è un cioè 6 e 6 ragazzi. 6 e 6 Michael Jordan, Kobe Bryant. È sei e 6 e 6, Kawhi è 6 e 7. Ora, capite che c'è qualcosa che non va in queste misurazioni perché che Kawhi Leonard sia più alto di, di, di Zion. Zion inganna perché è un armadio, ma che cavolo Leonard sia più alto di... Paul Pierce era 6 e 7, Paul Pierce più alto di Zion? C'è qualcosa... Rodman, Rodman era 6 e 6, boh, non lo so. Speriamo non sia per questo, perché se no Twitch lo eliminiamo. No, Rodman non può averti moderato perché hai scritto Rodman, assolutissimamente no non lo so, ma a volte basta Twitch, non è che dipende, dipende dipende, comunque niente saluto tutti signori, saluto Mattia, saluto, saluto Tony Creep, saluto Nat More, vi saluto tutti, tutti quelli che ci sono stati stasera, vi ringrazio di cuore, siamo stati tanti lunghi, come al solito ma come, come si farebbe chi è? Ci abbiamo addirittura dei beats, pel di carota dei walker, lo saluto, lo ringrazio e lo metto a schermo e dice, e dice, ci vedo, grazie per la, per la bella live, un abbraccione a tutti, grazie a voi, grazie a voi, grazie a te, grazie di cuore a tutti voi, e per, per il supporto, per il sostegno, per tutto il calore e l'affetto, grazie mille e noi ci si vede domani. Domani c'è il pagellone su YouTube, qui su Twitch ci si vede giovedì, con il gruppo di recupero, e per ora, per ora, anche venerdì con il circo, ma io spero che qualcosa cambi, e cioè, Chip e Chop, chi erano i due che erano stati estratti, eh, loro, fatevi vivi, abbiate pietà di me, eh.